Buon pomeriggio e bentornati su New Capital 24. Siamo tornati in diretta con la nostra Market Highlights. Sono le 17.30 e si conclude questo ultimo giorno di settimana, almeno per quanto riguarda le contrattazioni dei principali listini europei, e andiamo subito a vedere insieme le chiusure di giornata. Partiamo dal nostro indice italiano, il FTSE MIB, che scende dello 0,46%, e il punteggio quindi scende a 34.201 punti. In rosso anche la chiusura del DAX di Francoforte, che lascia sul terreno lo 0,23% a quota 19.220 punti. Passiamo adesso a Parigi, dove la discesa è stata dello 0,51% e il punteggio è sceso a 7.274 punti. Chiusura positiva invece per l'indice spagnolo, l'Ibex infatti chiude il rialzo dello 0,91% e si porta a 11.628 punti. Andiamo adesso a Londra, dove la chiusura invece ha visto l'indice UK Index con un ribasso dello 0,07%, un punteggio quindi che è sceso a 8.065 punti. Concludiamo con l'Eurostock, che chiude con una perdita dello 0,75% a quota 4.797 punti. Queste le chiusure europee di questo venerdì 15 novembre, mentre per quanto riguarda l'America la giornata è ancora tutta da scrivere. Ricordo che l'opening bell ufficiale di Wall Street è stato alle 15.30 con tutti e tre indici principali, quindi S&P 500, Dow Jones e Nasdaq in segno negativo. Al momento la negatività continua, in modo particolare per l'S&P 500, che scende dell'1,07%, meno sostenuta invece la discesa del Dow Jones, che perde lo 0,57%, mentre il Nasdaq è l'indice peggiore, con una discesa di quasi 2 punti percentuali. Siamo all'1,88% in questo momento, a 20.505 punti. Andiamo ad aggiornare anche le commodities, partendo dal petrolio americano, WTI, che scende dello 0,53% a $68,21 al barile, mentre il Brent inglese ha una discesa dello 0,26%, un prezzo di $71,87 sempre dollari al barile. Invece leggero rialzo, potremmo dire stabile, perché il rialzo dello 0,02%, il prezzo dell'oro, che prezza $2,564 l'oncia. Concludiamo con lo spread ancora ai minimi di questo mese, 120 punti, con un BTP italiano dal rendimento annuo in leggera risalita al 3,55%. Per ora è tutto, noi ci fermiamo, grazie per essere stati con noi, ci vediamo tra pochissimo sempre qui su New Capital 24.